18.34, buon mercoledì sera dagli studi di TG2000. Paolo VI e Monsignor Romero saranno presto santi. Il Papa ha autorizzato la promulgazione dei decreti che riconoscono i miracoli di due grandi testimoni del Vangelo, entrambi miracoli legati alla vita nascente. Molti sperano in una doppia canonizzazione in ottobre durante il Sinodo dei Giovani, ma il Vescovo salvadoregno potrebbe salire agli onori degli altari a Panama durante la prossima GMG. Cristiana Caricato. Il pontefice audace e profetico, il martire dei poveri. Papa Francesco firma i decreti che aprono la strada agli onori degli altari per Paolo VI e Monsignor Oscar Arnulfo Romero. Riconosciuti i due miracoli necessari ai beati per la canonizzazione. Per il pontefice bresciano, estensore delle umane vite, ancora una volta è un bambino non nato, un feto, e la positiva conclusione della sua gestazione a portare al riconoscimento della santità del Papa. Anche per Romero, icona della Chiesa latinoamericana, arcivescovo salvadoregno assassinato sull'altare il 24 marzo del 1980, la conclusione del complesso e lento processo di canonizzazione arriva grazie ad una bambina nata in condizioni drammatiche alla 26esima settimana e sopravvissuta miracolosamente per intercessione del pastore martire. Due santi attesi e amatissimi, le cui esistenze sono state segnate da incomprensioni e ostacoli, uniti da una fede maturata nella sofferenza e da trame provvidenziali. Il Papa del Concilio Montini, il pastore che ha incarnato l'opzione dei poveri fino al martirio Romero. Il primo partecipava alla conferenza dell'Episcopato latinoamericano di Medellin nel 1968, gettando le basi della Chiesa del terzo millennio. Il secondo ispirava la sua testimonianza alla Evangelii Nuntiandi, l'esortazione apostolica più profetica di Paolo VI. Entrambi personalità uniche e complesse che si sono sfiorate e riconosciute nella santità. L'ultimo incontro, il 21 giugno 1978, Romero ricordava la sua mano trattenuta da Paolo VI e le parole per il suo compito di pastore nel Salvador, lacerato dalla violenza e dalle ingiustizie sociali. «Comprendo il suo difficile lavoro», gli aveva detto Papa Montini, «è un lavoro che può essere incompreso e ha bisogno di molta pazienza e fortezza, ma vada avanti con coraggio, con pazienza, con forza, con speranza». Francesco potrebbe decidere di volerli ancora a fianco sulla facciata della Basilica di San Pietro ad ottobre durante il Sinodo dei Giovani, oppure di accontentare la Chiesa latinoamericana che vorrebbe vedere Santo Monsignor Romero a Panama in gennaio nei giorni della GMG. In ogni caso, due testimoni di cui ha bisogno il mondo di oggi. E dunque Paolo VI sarà santo grazie al miracolo di Amanda. La piccola non doveva nascere, secondo i medici, troppo pericoloso per la vita della madre. La preghiera intensa dei genitori che si sono rivolti al Beato Montini, il Papa della Vita, ha capovolto però la situazione. Contro tutto e tutti, Amanda è nata. Oggi ha 3 anni. Al nostro Davide Amurgia, genitori della piccola, confidano per la prima volta tutta la loro emozione, la loro gratitudine. Li sentiamo. Vanna e Alberto, grazie alla nascita di Amanda, Paolo VI diventa santo. Come ci si sente ad essere sfiorati dal mistero? Ci si sente speciali e un po' miracolati. Ci si sente unici e illuminati. Paolo VI è anche il Papa della vita, il Papa delle umane vite, e vostra figlia è stata una lotta per la vita. Come è stato possibile che vostra figlia sia nata viva e sana? Grazie a Paolo VI, perché i medici non avevano dato nessun tipo di speranza, da nord a sud. Ho rotto le membrane a 13 settimane dopo aver eseguito un'indagine prenatale. Quante speranze vi avevano dato? Zero. E cosa vi avevano provato a chiedere? Velatamente un'interruzione di gravidanza volontaria, anche se per loro sarebbe avvenuta naturalmente. Non ci sarebbe stato bisogno di scegliere, invece, insomma. Abbiamo tentennato, come era normale che fosse, ma abbiamo ascoltato nostra figlia innanzitutto e la sua voglia di vivere. Abbiamo ascoltato Paolo VI e abbiamo creduto che ce la potesse fare e siamo andati avanti. Lui mi diceva sempre: se non molla lei, non possiamo mollare noi. Fai quello che vuoi, però dammi una cosa che io sarò in grado di superare. E mi ha dato una figlia sana. Io non chiedevo tanto che lei stesse bene, che lei sopravvivesse, ma semplicemente che fosse fatta la sua volontà.
ma che ci desse la forza di affrontarla, e così è stato. Come sta oggi la piccola Amanda? Sta bene. Quanti anni ha? 3. Fa tutte le cose che fanno tutti i bambini della sua età? Sì, va alla materna. Perché avete deciso di chiamarla Amanda? Perché significa che deve essere amata. E così è stato? Eh sì. Da voi come coppia e poi da... E da Dio. E da Paolo VI. E da Paolo VI. Infatti lei si chiama Amanda Maria Paola. Oggi è stato anche mercoledì di udienza generale in Piazza San Pietro. Al centro della catechesi la preghiera eucaristica, durante la quale nessuno è dimenticato, ha detto il Papa, che inoltre ha ribadito un concetto: la messa non si paga perché è il sacrificio di Cristo, che è gratuito. Lo sentiamo con Paolo Fucili. È il momento centrale, dice il Papa, che da qualche mercoledì all'udienza spiega come è fatta la messa in ogni sua parte, e così oggi è la volta della preghiera eucaristica, cioè prefazio, santo, consacrazione del pane e del vino, proseguendo poi con la menzione del Papa, del Vescovo, dei defunti, di cui il celebrante a volte fa anche un nome. Ah, padre, quanto devo pagare perché il mio nome venga lì? Niente. Capito questo? Niente, la messa non si paga. Una storia vecchia, quanto scivolosa, altrimenti non tratterebbero di essa ben 14 articoli del codice di diritto canonico, per dire anzitutto che non è e non deve neppure sembrare commercio, specie coi poveri. Se tu vuoi fare un'offerta, falla, ma non si paga. Questo è importante capirlo. Accettare offerte, infatti, è lecito, esigerle no, Francesco ammonisce, casomai non bastassero diritto canonico e norme di singole diocesi o regioni ecclesiastiche, nel caso nostro italiano, e più che leggi, forse ci vorrebbe un po' di sano e cristiano buonsenso in più, anche nel capire che se paghi non è che la messa diventa tua proprietà. Aula nervi affollata a tal punto che molti, purtroppo per loro, devono accontentarsi del maxi schermo dalla Basilica, in attesa che il Papa passi infine anche lì. Fuori intanto splende un inatteso bel sole. Oggi si pensava che fosse la pioggia, ma chi capisce Roma? E per questo abbiamo fatto qui, noi in piazza. Durante l'udienza il Papa ha inoltre lanciato un appello per i giochi paralimpici invernali in Corea del Sud, sottolineando come lo sport possa tendere ponti tra paesi in conflitto, ed effettivamente sembra che lo spirito delle Olimpiadi stia contribuendo al disgelo fra le due Coree, anche se la strada è ancora lunga. Antonio Soviero. Resta l'ottimismo sulla Corea del Nord generato dallo spirito olimpico, ma rimangono anche le riserve. Ad alimentare ulteriormente il disgelo diplomatico era stata la notizia che anche per i prossimi giochi paralimpici gli atleti di Nord e Sud gareggeranno sotto un'unica bandiera. Inoltre il dittatore Kim Jong-un ha offerto agli emissari di Seoul, rientrati ieri dallo storico incontro a Pyongyang, una moratoria sui test missilistici in attesa di un vertice a due con gli Stati Uniti. Kim ha accettato anche una faccia a faccia ad aprile dopo oltre un decennio col presidente sudcoreano Moon Jae-in. Infine la delegazione di Seoul partirà domani per Washington per riferire sul vertice e portando con sé un imprecisato messaggio del regime nordcoreano all'amministrazione statunitense. Tutte notizie positive quindi, che fanno pensare ad un'inversione a U di Kim Jong-un, protagonista con Trump poche settimane fa di offese personali e minacce nucleari. Ma c'è da fidarsi? Il presidente sudcoreano Moon invita oggi alla cautela. È ancora troppo presto per essere ottimisti sugli sviluppi dei rapporti col Nord e sul processo di denuclearizzazione, afferma l'uomo che è il vero artefice di questa presunta apertura di Pyongyang. I motivi che spingono alla prudenza sono due. Ufficialmente il regime nordcoreano non ha confermato l'avversione della delegazione del Sud. Il secondo motivo è probabilmente conseguenza del primo. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro il regime di Pyongyang, motivate però dall'uso di gas nervino per uccidere un anno fa Kim Jong-nam, fratellastro del dittatore. Il messaggio sembra quindi essere: prima di allentare la morsa sulla Corea del Nord, si aspettano i fatti. Della questione coreana per Luigi Vito ha parlato con l'economista Loretta Napoleoni, affrontando vari temi, dalla diplomazia olimpica che ha favorito il riavvicinamento, l'abbiamo detto, fra i due paesi, alle strategie di Kim Jong-un che mira al nucleare. Sentiamo.
Si è molto parlato nelle ultime settimane di una sorta di diplomazia olimpica tra Corea del Nord e Corea del Sud. Che segnali possiamo cogliere anche alla luce delle ultime aperture al dialogo di Pyongyang? Sicuramente sono dei segnali positivi. C'è stato l'invito da parte della Corea del Nord per il presidente Moon, presidente della Corea del Sud, si stanno organizzando per avere questo incontro e credo questa sia una cosa fantastica. Si spera che in questo incontro si discuta anche la possibilità di una trattativa di pace, perché insomma, tecnicamente parlando, i due paesi sono ancora in guerra dal 1953. Secondo Loretta Napoleoni, il regime di Pyongyang, più una teocrazia sullo stile di una setta che una dittatura comunista, ha una strategia ben chiara: perseguire il programma nucleare come carta vitale per la propria sopravvivenza. In realtà la Corea del Nord non è che presenti una minaccia al mondo intero, non butteranno mai nessuna bomba contro New York, a meno che non siano sicuri che New York è pronta a distruggere il proprio regime. Più che le minacce, allora gioverebbe un'opera diplomatica internazionale per un protocollo nucleare che faccia sedere al tavolo anche i paesi atomici de facto. Parliamo di Israele, parliamo anche dell'India, parliamo del Pakistan e molto presto parleremo anche dell'Iran. Quindi iniziamo questo nuovo millennio con una pagina nuova relativa al nucleare, che sia più realista, ma soprattutto che sia pacifica. In Italia con la politica partiti in fibrillazione dopo il voto all'interno del PD renziano, c'è però una convergenza, almeno su un punto, ossia no all'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Salvini attacca e sospetta invece accordi sotto banco. Augusto Cantelmi. Il rebus governo è di difficile soluzione, ci si affida alla saggezza del Presidente della Repubblica, ma tra i vincitori è già braccio di ferro. Mentre Berlusconi rivendica la cabina di regia nel centrodestra, Salvini, forte del sorpasso sul Cavaliere, inizia ad imitare Trump e con un tweet stila la lista di proscrizione dei suoi nemici, intellettuali e giornalisti poco graditi. Il leader pentastellato Di Maio invece sta preparando una lista di 10 punti in cui viene condensato il programma di governo, da sottoporre poi all'attenzione di tutte le forze politiche e in particolare al PD, ma senza Renzi. Al primo punto resta il reddito di cittadinanza. Si chiama decreto sul reddito di cittadinanza. Se voi andate a vedere le nostre coperture nel decreto sul reddito di cittadinanza, capirete che lì dentro ci sono tutti i tagli di cui parliamo da una vita. Tagli ed è proprio all'interno del Partito Democratico si gioca la possibilità di trovare un'intesa con i 5 Stelle, contrario Renzi, motivo per cui non vuole per il momento lasciare la segreteria, nonostante le dimissioni. Dello stesso avviso anche il ministro Calenda, che oggi si è iscritto al PD. Secondo me noi siamo stati alternativi e siamo alternativi ai 5 Stelle, che rappresentano non la cultura di governo ma la cultura della fuga dalla realtà. Dobbiamo rimanere qui perché i voti che ci hanno dati sono voti che vogliono questo. Quadro dunque in piena evoluzione, tutti alla ricerca di una maggioranza, ma bisogna fare i conti con i numeri che al momento non ci sono. Eppure, nonostante dichiarazioni ostili e posizioni apparentemente lontane, ci sarebbero le condizioni per dar vita in breve a un governo. L'economista Leonardo Becchetti indica questi denominatori comuni per un accordo e lo fa al microfono del nostro Luigi Ferraiuolo. Le urne elettorali non sono slot machine. Le urne elettorali non sono slot machine e il dramma di questo paese è che vive in una perenne campagna elettorale. Io vedo con terrore il rischio di una nuova campagna elettorale. Nulla cambia se agitiamo continuamente la leva della slot machine. Questo paese ha bisogno assolutamente di essere governato perché i problemi vanno avanti, si incancreniscono, le questioni in Europa sono molto importanti, abbiamo bisogno di un governo. Le differenze fra i vari programmi su alcuni punti fondamentali non sono così enormi in realtà. È possibile individuare un denominatore comune? Può tracciarci quali sono i punti di questo denominatore comune fra le varie forze che potrebbero avere l'onere dell'incarico di governo? Mentre esiste purtroppo un passato di odi, di contrapposizioni, di risse, se noi andiamo a leggere i programmi dei partiti non ci sono delle differenze enormi. Soprattutto sull'economia c'è un minimo comune denominatore, quasi tutti i partiti pensano che il fiscal compact sia una camicia di forza esagerata e che bisogna invece ridurre il rapporto debito-PIL gradualmente, come per esempio facendo la spending review, ma allo stesso tempo creando una rete di protezione universale per i più deboli,
che è straordinariamente simile nonostante le polemiche tra le principali forze politiche. In più tutti pensano che bisogna usare la spesa pubblica in modo intelligente, si parla di spesa pubblica ad alto moltiplicatore e storicamente noi abbiamo visto due o tre esempi importanti, gli iperammortamenti e i superammortamenti per rilanciare gli investimenti delle imprese, il bonus fiscale per i servizi alla famiglia e alla persona e il bonus per le ristrutturazioni edilizie. Questi tre strumenti potrebbero essere il pilastro di una nuova politica economica. Parliamo adesso di scioperi e di lavoro in crisi. Scioperi perché domani è prevista la serrata dei servizi pubblici, dai trasporti quindi alla scuola, passando per la sanità. Sciopero anche a Italia Online, l'ex SEAT Pagine Gialle che ha annunciato licenziamenti a centinaia di persone a Torino. Marco Bergamaschi. La festa della donna rischia di diventare un giovedì nero per i trasporti, infatti domani sarà sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base, al quale si unirà l'agitazione nel trasporto aereo. Ad incrociare le braccia saranno innanzitutto le lavoratrici e i lavoratori aderenti all'USB, che ha deciso di far sentire la propria voce in occasione dell'8 marzo. Scioperi sono previsti in più di 70 paesi e delle molte manifestazioni contro la violenza sulle donne. L'agitazione interesserà anche scuola e sanità, ma a rischio è soprattutto il trasporto pubblico locale. A Roma la stensione durerà da mezzanotte alle 21, due le fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A Milano la protesta andrà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. A Torino stop di 24 ore con fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Sciopero di 24 ore anche a Napoli e fasce garantite dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Le agitazioni nel trasporto aereo interesseranno uomini radar dell'ENAV, assistenti di volo all'Italia, 130 i voli cancellati e assistenza a terra degli aeroporti romani. Per quanto riguarda le ferrovie, Trenitalia ha assicurato la regolarità di Frecce e treni regionali nelle fasce più frequentate. Alla preoccupazione per i disagi di domani si unisce quella per le tante crisi industriali. Mentre è in corso l'avvertenza Embraco, a Torino da stamane sono in agitazione permanente i lavoratori di Italia Online dopo l'annuncio del piano di ristrutturazione che prevede 248 licenziamenti, 241 trasferimenti a Milano e di fatto la chiusura della sede torinese. Ora si attende l'incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico il 16 marzo. Noi sicuramente cercheremo in qualche modo di portare avanti un percorso di chiarezza e trasparenza, cercando quel confronto che confronto deve essere. Gli aggiornamenti sulla strage di Cisterna di Latina, in cui il carabiniere Luigi Capasso ha prima sparato contro sua moglie e poi ucciso le sue due figlie di 7 e 13 anni e poi si è tolto la vita. La donna è viva per miracolo, ha riaperto gli occhi e risponde agli stimoli uditivi, ma non sa ancora che le figlie non ci sono più. Una verità tremenda che non le è stata ancora comunicata, appunto. Le esequie delle bambine verranno celebrate venerdì mattina nella chiesa di San Valentino, sempre a Cisterna, la chiesa dove la madre delle piccole faceva la catechista. Cambiamo argomento, parliamo adesso di un problema che sta tormentando i cittadini, in particolare di Roma, ma non solo di Roma. E parliamo delle buche, in alcuni casi delle vere e proprie voragini lungo le strade, dal centro alla periferia, aggravate dai cicli di gelo e pioggia. I rischi sono veramente tanti per chi guida e chi subisce danni ha diritto a essere risarcito. Non sempre però, come ci spiega Beatrice Bossi. Su internet ormai sono le protagoniste e se fosse davvero solo ironia ci sarebbe da ridere. Invece è tutto vero. Quest'uomo è stato fotografato a Roma mentre aspetta con la canna da pesca in mano che qualcosa abbocchi da una buca sulla strada piena d'acqua. I romani ormai ci scherzano su, anche se l'emergenza è seria. La sindaca Virginia Raggi proprio in queste ore ha inviato task force in ogni municipio per arginare i danni e gli incidenti. E come ci dicono al telefono, negli uffici sono stati predisposti moduli ad hoc per i risarcimenti. L'URP, ufficio relazioni con il pubblico, ha un apposito modulo che è un modulo di richiesta di risarcimento danni e c'è la pagina dove spiegare che cosa è accaduto e perché, quindi la causa, in questo caso è stato il manto stradale danneggiato, e poi c'è la particolare voce signora dove le chiede di inserire la sua richiesta di risarcimento danni. Emergenza capitale che è diventata ormai questione nazionale. Queste immagini
immagini sono state girate pochi giorni fa nel tratto tra Parma e Reggio Emilia dell'autostrada A1. Sono decine gli automobilisti fermi con le ruote bucate in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Ma come ci si può difendere? Si deve procedere per le vie legali. Armatevi dunque di pazienza e buona volontà, assumete un avvocato e incrociate le dita, perché ottenere un risarcimento non è poi così facile. Innanzitutto, per potersi configurare l'ipotesi di un danno risarcibile, parliamo in questo caso, ed è l'unico caso che è risarcibile, di un'insidia o trabocchetto. Facciamo l'esempio della giornata piovosa, dove c'è anche una nebbia abbastanza intensa, la buca non è assolutamente visibile, poiché è coperta dal manto di acqua. Un altro esempio storico potrebbe essere di notte, quando si verifica un incidente di notte, perché è chiaro che la visibilità è ridotta. Paradossalmente, quindi, una enorme buca in pieno giorno, molto profonda, dove è chiaramente mantenuta male la strada e quindi la colpa è senza dubbio del comune, nel caso delle città, comunque non si profila l'ipotesi dell'insidia? No, assolutamente no. Torniamo a raccontare una storia di crisi del lavoro e degli effetti sul territorio. Andiamo a Piombino, dove si sta per sbloccare la situazione di uno dei poli siderurgici più importanti d'Italia. Le speranze del futuro e le angosce a causa della disoccupazione e di alcuni malanni sono al centro del TG Post di questa sera. Firma di Sergio Canelle. Sta a seguire Giuseppe Caporaso con Attenti al Lupo. Prossimo TG alle 20.30. Allora andiamo a Piombino, fra le luci e le ombre di una prossima reindustrializzazione. Buona visione, ci vediamo dopo.